Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, Ministri e colleghi tutti. Onorevole Lollobrigida, onorevole Lollobrigida, si accomodi, onorevole Lollobrigida, sono meravigliato del suo comportamento. Onorevole Lollobrigida, sono meravigliato del suo comportamento, non ha la parola. Onorevole Delle Vedove. Colleghi, il suo gruppo ha trasmesso i tempi alla Presidenza che li ha distribuiti. Lei ha parlato 1 minuto e 20 secondi più di quanto il suo gruppo ha chiesto. Più di quanto il suo gruppo ha chiesto. Il suo gruppo ha chiesto 11 minuti per lei, 6 per l'onorevole Rampelli, 6 per l'onorevole Butti e 5 per l'onorevole Del Mastro delle Vedove. E quindi il suo tempo è esaurito. Grazie, onorevole Brescia. Prego. Grazie Presidente. Se mi è consentito, cari colleghi, Presidente del Consiglio, Ministri, il momento storico che stiamo vivendo è cruciale. Colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Lollobrigida, lei conosce le regole di quest'Aula, poteva venire qua qualcuno e chiedere di ampliare il suo tempo e di togliere gli altri, non è successo niente, onorevole Lollobrigida si accomodi adesso, onorevole Brescia prega prosegua. Dicevo, il momento storico che stiamo vivendo è cruciale, mai come oggi dal nostro operato dipende il destino del Paese, un destino messo a grave rischio da una mossa sconsiderata dettata forse da una smisurata brama di potere, onorevoli, o più probabilmente dalla paura. È per paura di affrontare il futuro che qualcuno si è ritirato e ha abbandonato la nave. Collega Brescia, come vede il suo collega... Colleghi, colleghi, mi riferisco... Parlavo, recuperavo sui miei colleghi, ma come ti permetti di togliere la parola? Vuoi una balcanizzazione di quest'Aula? Ci vuoi far divertire? Presidente, mi rendo conto divertiti. Che andare in vacanza al governo e tornare in opposizione sia dura da digerire, però dovremmo continuare. Presidente, posso continuare? Colleghi, 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 il Presidente Brescia ha diritto di parlare come hanno parlato gli altri colleghi. Lasciamo parlare il Presidente Brescia. Si tratta di onestà, appunto. Si tratta di onestà. Lasciamo parlare il collega Brescia. Prego, onorevole Brescia. Grazie Presidente. Ci voleva un grande senso di responsabilità, un atto di coraggio per tenere il timone ben saldo e non scappare come codardo. Colleghi, sarò costretto. Colleghi, le elezioni vi assicuro che ci saranno in questo Paese. Vi do la notizia che sicuramente le elezioni ci saranno. State tranquilli, ci saranno. Prego, onorevole Brescia. Sì, dicevo. Questa scelta servirà innanzitutto a sventare una molto... Onorevole Bignami, la richiamo la prima volta. Onorevole Donzelli, la richiamo la prima volta. Onorevole Del Mastro della Vedova, è richiamato anche lei la prima volta. Onorevole Del Mastro delle Vedove, si accomodi, si accomodi. Prego, onorevole Brescia. Grazie. Tempo. Onorevole Bellucci, secondo richiamo, onorevole Bellucci, l'allontano dall'aula. Chi è questo? Iezzi. Onorevole Iezzi. Colleghi, non capisco. Onorevole Iezzi. Subito dopo dovremo concentrarci su una seria legge sul conflitto di interessi che limiti la concentrazione di potere nelle mani di pochi, per poi passare ad una dura lotta agli evasori,
dovremo prevedere una volta per tutte la detenzione per i grandi evasori. Onorevole Danzelli. Ed è questo quello che vi spaventa. Questo. Onorevole Donzelli, lei è espulso. Onorevole Donzelli, lei è espulso. Onorevole Donzelli, lei è espulso. Allontani dall'aula. Prego, proseguiamo, onorevole Brescia. Grazie di nuovo. Una lotta che dovrà essere condotta con strategie ben precise attraverso ad esempio la digitalizzazione degli adempimenti e l'unificazione delle banche dati della pubblica amministrazione. E qui il mio pensiero va alle due nuove ministre, Fabiana Dadone e Paola Pisano, alle quali faccio un in bocca al lupo particolare per il compito che le attende. Dovremo poi lavorare alla riduzione della durata dei processi per garantire la giustizia. Continueremo nel solco tracciato insieme al ministro Bonafede.